Ciao! Oggi vi propongo un video chiacchiericcio, totalmente chiacchiericcio. Si tratta di un video aggiornamento sulla nostra esperienza all'estero, quindi la nostra esperienza in Francia qui a Tolosa. Una sorta di facciamo il punto per intenderci, anche perché non vi ho più aggiornato sulla nostra situazione qui a Tolosa, come stanno andando le cose, eccetera, eccetera. Adesso ne parliamo. In realtà mi avete richiesto questo video da tantissimo tempo, però ragazze, sinceramente, ogni volta temporeggiavo, non sapevo mai di che cosa parlarvi effettivamente, non sapevo mai come iniziare questo video. Oggi, visto che ho del tempo libero, mi sono detta o lo registri oggi o non lo fai più. Parlo a ruota libera, così quello che viene viene. Spero insomma che vi piaccia lo stesso questo video. Non sarà il video più organizzato del mondo, più preciso del mondo, però ecco, spero vada bene lo stesso. Allora, noi, io e il mio fidanzato, siamo qui a Tolosa ormai da 4 mesi. Noi dobbiamo fare esattamente 6 mesi. Siamo partiti i primi di marzo, adesso siamo a metà luglio e staremo qui fino a fine agosto. Dopodiché, a fine agosto, torneremo a casetta, torneremo in Sardegna. E perché ci siamo trasferiti a Tolosa? Partiamo dal principio. Allora, inizialmente doveva trasferirsi a Tolosa soltanto Edo, perché lui qui sta facendo uno stage per la sua laurea magistrale. Lui è un ingegnere elettronico, ha già fatto insomma la laurea triennale e adesso sta terminando quella magistrale e sta facendo uno stage, quindi una sorta di tirocinio, anche se retribuito, qui a Tolosa in un'azienda molto molto importante del suo campo. Non entro nello specifico perché sinceramente non ne sono in grado e non me ne intendo. Io perché sono qui? Io, lo sapete, sono un'infermiera. Mi sono laureata esattamente 2 anni fa, anzi qualcosina di più. Purtroppo non ho mai trovato un'occupazione, un lavoro, vuoi per diverse cose, vuoi anche per colpa mia, perché magari non mi sono impegnata abbastanza. Però ragazze, è molto molto difficile trovare lavoro come infermiera in Italia in questo periodo. Magari fino a qualche anno fa si riusciva a trovare lavoro, al giorno d'oggi, ma ormai da qualche anno è difficilissimo trovare lavoro negli ospedali oppure nelle cliniche private, ve lo giuro, è davvero molto complicato, a meno che non si abbiano, ecco, delle conoscenze appropriate, quella che viene definita la spinta nel mondo lavorativo. Io purtroppo non ho di queste conoscenze, quindi ecco, sono disoccupata da 2 anni. Mi sono detta o la va o la spacca, seguo Edo e vado a Tolosa, mi faccio un'esperienza di vita, un'esperienza diversa, magari imparo la lingua. Per quanto riguarda il lavoro qui, ragazze, sono sincera, non mi sono messa a cercare lavoro, perché se non sai la lingua, che cosa cerchi a fare? Quindi mi sono detta o la va o la spacca, io vado con Edo, parto a Tolosa, mi faccio questi 6 mesi, mi faccio la mia esperienza all'estero, un'esperienza di vita, un'esperienza diversa. Se riesco, imparo la lingua, cerco insomma di trarre il meglio anche da questo periodo negativo. Quindi vado lì e prendo quel che viene. Ed è stato così, siamo partiti in questo modo. Ora sono passati 4 mesi, che cosa sta succedendo? Cosa sta cambiando? Allora, innanzitutto, ve l'ho già detto, Edo sta continuando il suo stage, si trova molto bene, qui ci sono opportunità lavorative per entrambi. E per quanto riguarda me, io sto seguendo un corso di lingua, un corso di francese. Io con il francese sono a zero, mai studiato in vita mia e adesso pian piano sto imparando qualcosina. Ovviamente sono partita dalla base, quindi francese A1 per debuttanti, come dicono loro, principianti, e si tratta di un corso a pagamento, insomma costa abbastanza soldini, però è un corso efficace, nel senso che vedo dei miglioramenti, e si tratta di un corso intensivo che dura un mese. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, faccio 3 ore e mezza alla mattina. E dopodiché, insomma, se si vuole, si può dare un esame finale per certificare il livello raggiunto e si può anche continuare, quindi A1, A2, B1, B2, eccetera, eccetera. Io per il momento mi fermerò soltanto a livello A1, anche perché, vi ripeto, il prossimo mese torniamo a casetta. Come ci stiamo trovando e come ci siamo trovati a Tolosa durante questi 4 mesi? Allora, per entrambi è sicuramente un'esperienza positiva, bilancio positivo, esperienza assolutamente promossa. Io la rifarei, anche Edo la rifarebbe altre 1000 volte. Io mi sono appuntata giusto un paio di cosine di
concetti, proprio per non andare completamente a vuoto. Parliamo innanzitutto della convivenza. Io e Edo siamo fidanzati da esattamente 10 anni, tantissimo. Ci siamo fidanzati in prima superiore, eravamo al liceo insieme, all'età di 15 anni, ora ne abbiamo 25. Questa è la nostra primissima esperienza di convivenza. Entrambi, perché ne abbiamo parlato, ci siamo confrontati, siamo molto contenti e molto soddisfatti l'uno dell'altra da questo punto di vista. Ovviamente, come in tutti i rapporti, non può essere tutto rose e fiori, tutto stupendo, ci sono delle incomprensioni perché capitano, anche se devo dire che noi non siamo una di quelle coppie che sta sempre a litigare, litighiamo poco e soprattutto litighiamo per stupidate, quindi si può andare tranquillamente oltre. E in conclusione, bilancio positivo, siamo molto contenti di questa prima esperienza di convivenza e non vediamo l'ora di andare a convivere, quindi di vivere insieme anche in Italia, oppure chissà dove vivremo, non lo sappiamo per il momento, magari anche qui a Tolosa, chi lo sa, ancora nulla è certo, non sappiamo ancora nulla per quanto riguarda il nostro futuro. Quindi convivenza ve ne ho parlato, fogliettino, vi parlo della città. La città Tolosa per entrambi è una città bellissima. Io non sono di parte, vi dico la verità, all'inizio non mi piaceva perché magari c'era sempre brutto tempo, siamo arrivati in un periodo molto piovoso, quindi la città mi sembrava sempre triste. Adesso la amo e ve la consiglio, se volete fare un viaggetto in Francia, magari proprio qui a Tolosa, ve la straconsiglio, fatelo perché merita. È una città davvero molto bella, una città che si guarda sempre con occhi nuovi, si scopre tutti i giorni, c'è tantissimo da vedere, da visitare, da scoprire. E un'altra cosa che mi piace tantissimo, gli abitanti di Tolosa, perché sono molto gentili, molto carini, disponibili. Tu hai un problema, ti rivolgi a un passante, sono tutti disponibilissimi, sempre con il sorriso, allegri, alla mano, non se la tirano, mi piacciono un sacco, quindi viva gli abitanti di Tolosa! Altro aspetto molto importante è la lingua, il francese, come vi stavo anticipando anche prima. Edo non parla francese, io ve l'ho detto, non parlo francese, quindi all'inizio siamo rimasti un attimino così traumatizzati, sull'attenti, perché tutti ci parlavano in francese e noi non capivamo una mazza. Quindi lì a dire, no guardi mi scusi, non parlo francese, sono italiano, può parlare in inglese, molti non parlano in inglese, non ti capiscono. Però pian piano ci stiamo impratichendo, per così dire. Più senti parlare insomma il francese, più senti la lingua, più ti abitui e più ti impratichisci, tra virgolette. Poi io con il corso sto facendo un crescendo, quindi pian piano con il passare del tempo capisco sempre di più e inizio anche a parlare un attimino il francese. Ovviamente se si vuole imparare la lingua lo si può fare in diversi modi, ecco, su questo non ci piove e ovviamente su questo non c'è dubbio. Altro aspetto molto importante del quale voglio parlarvi, la cucina. La cucina francese è molto diversa dalla cucina italiana, perché anche qui ovviamente ci sono dei piatti tipici, dei piatti caratteristici molto diversi dai nostri. Qui utilizzano tantissimo le salse, tanti condimenti, uno fra tutti la mostarda, che io personalmente odio e trovo immangiabile, terrificante. Finché si tratta di una mostarda leggera, d'accordo, ci sto. Non so però se avete mai assaggiato la mostarda, quella antica, quella fatta praticamente con i semi. Ragazze, che esperienza terribile, terribile davvero. A Edo però piace, quindi va a gusti. Ci sono comunque aspetti negativi, aspetti positivi per quanto mi riguarda e per quanto riguarda Edo. Ci sono tanti piatti tipici e caratteristici del sud della Francia che ci piacciono un sacco. Vedi ad esempio il cassoulet. Il cassoulet che cos'è? Allora, praticamente era un piatto per i poveri, perché insomma veniva fatto in grosse quantità e poi si conservava e si mangiava al bisogno. Si tratta quasi di una zuppa, per intenderci, fatta con la salsiccia, con l'anatra, insomma a base di carne, ci sono anche i fagioli e si mangia insomma insieme, tutto insieme, all'interno della cassoulet, ovvero la casseruola. E si tratta di un piatto caldo che va mangiato soprattutto in inverno e in autunno. A noi piace tantissimo, infatti l'abbiamo già mangiato 2-3 volte nei migliori, ecco, ristoranti che si occupano proprio nello specifico di cassoulet.
Se venite in Francia e a Tolosa vi consiglio di provare la cassoulet. Poi ci sono ad esempio i croque monsieur, i croque madame, che sono dei toast semplici che vi ho postato anche su Instagram. Sono dei toast con all'interno il formaggio e il prosciutto cotto. La cosa particolare però è che praticamente nella parte superiore, nella parte alta, mettono il formaggio fuso, bello caldo, bello filante, e nel croque madame, ad esempio, mettono anche l'uovo. Ragazze, sono buonissimi, sono dei toast molto particolari che vi consiglio, ma potrei farvi mille esempi, non mi voglio dilungare troppo su questo aspetto. Comunque la cucina è molto diversa dalla nostra, però ci sono ovviamente aspetti top, aspetti flop, aspetti positivi e negativi che abbiamo apprezzato alcuni e altri apprezzati meno. Comunque questo è in sostanza il concetto. Altra cosa molto particolare sono ad esempio le usanze. Anche qui ci sono le usanze, ci sono i modi di dire. Per farvi un esempio, ecco, banale, Edo mi ha raccontato che nei posti di lavoro, quindi anche nel posto in cui lavora lui, tutti i giorni, tutte le volte che vai a lavorare, devi salutare tutti quanti i colleghi, uomini e donne. Le donne si salutano con i baci nella guancia, 2-3 baci ognuna, e gli uomini con la stretta di mano, con la pacca nella spalla. Sono molto attenti a questi dettagli, che per noi possono sembrare delle minuzie, perché magari tu saluti così, sì, ciao, in generale, ma loro salutano personalmente, quindi vanno da ogni singola persona a salutarla, e per loro quella che per noi è una minuzia è una cosa invece molto molto importante, ci prestano particolarmente attenzione. Altro aspetto molto importante è quello dei costi, costi e qualità di vita a Tolosa. Secondo me qui la qualità di vita è molto alta, e anche gli stipendi dei lavoratori, insomma degli abitanti di Tolosa, non dico che sono molto alti perché poi dipende dalle professioni, ma sono dei buoni stipendi e di conseguenza anche la qualità di vita è molto alta, abbastanza alta. I costi dipende insomma dai costi che andiamo a guardare. Se andiamo ad esempio al supermercato, notiamo dei costi diversi rispetto a quelli che ci sono in Italia, perché i costi dei supermercati qui, almeno per quello che ho visto io, sono decisamente più alti, soprattutto per quanto riguarda certi brand, quindi la spesa costa un attimino di più. Però se guardiamo ad esempio i servizi, che ne so, tram, metro, bus, qui i prezzi sono davvero vantaggiosi. Anche le velo, perché qui non ve l'ho detto, ma c'è un servizio di biciclette sparso praticamente per tutta la città, quindi si può affittare la bicicletta anche per un'intera giornata, si possono fare, ecco, degli abbonamenti molto molto convenienti. Ve l'ho detto anche all'inizio del video, per quanto riguarda i servizi, per quanto riguarda i mezzi, dal bus al tram alla metro alla velo, quindi alla bicicletta, sono davvero molto efficienti. Vi faccio un esempio: noi, io e Edo, abbiamo l'abbonamento mensile per la metro, quindi metropolitana, ma con quell'abbonamento tu puoi prendere la metro, il tram, il bus allo stesso modo, e paghiamo soltanto 10 euro al mese per tutti questi mezzi, tutte le volte che vuoi e per la durata che vuoi tu. Quindi, che ne so, oggi vado in centro, prendo la metro, faccio 2 fermate di metro, vi faccio degli esempi, poi prendo il bus, faccio 30 minuti di bus, e tutto compreso in questi 10 euro mensili, che secondo me è un prezzaccio. La bicicletta, la velo, per farvi un altro esempio, anche quella è molto economica, perché anche lì c'è l'abbonamento annuale che costa soltanto 20 euro. Che cos'è 20 euro per poter prendere la bicicletta tutti i giorni e tutto il tempo che desideri tu? Niente, praticamente. E che ne so, prendi la bici senza abbonamento, paghi 1,70 euro per un'ora se non sbaglio, dopodiché paghi 50 centesimi aggiuntivi ogni mezz'ora o ogni ora, non mi ricordo, ma questo per farvi degli esempi pratici. I costi per quanto riguarda i mezzi sono davvero low cost e convenienti ed efficienti, perché tutto è puntualissimo e va tutto alla perfezione, oltretutto è tutto pulito, ragazze. Tu non trovi, che ne so, un pezzo di carta, un pezzo di giornale sulla metro, e se trovi, che ne so, magari un vandalo che ha scritto una roba sull'ascensore, nel giro di un'ora non c'è più. Efficienti livello 1000, top. Per quanto riguarda magari la vita di tutti i giorni, quindi vai a fare la spesa,
spesa, vai in macelleria, vai dal panettiere, dipende. Ci sono dei prezzi alti in linea di massima o comunque maggiori rispetto a quelli che si trovano in Italia. Anche qui devi un attimino aggiustarti, quindi devi cercare magari il supermercato più economico. Noi abbiamo trovato Lidl per fortuna, ma anche lo Shan per certe cose conviene, per altre meno. Devi gestirtela tu da questo punto di vista. In linea generale i costi variano abbastanza, alcune cose costano di più, altre meno. La qualità di vita secondo me è molto alta qui a Tolosa, perché vi ripeto, secondo me qui si lavora bene, c'è una buona possibilità lavorativa e gli abitanti di Tolosa hanno in linea di massima uno stipendio buono, comunque sufficiente e discreto, che gli permette di vivere tranquillamente e con serenità la vita. Per quanto riguarda l'appartamento, comunque la casa nella quale noi ci troviamo, nella quale abitiamo, vi racconto un attimino com'è andata, come l'abbiamo trovata, se abbiamo avuto difficoltà e quant'altro. In realtà no, perché se ne è occupato totalmente Edo, si è affidata a un sito che gli è stato consigliato dalla sua insegnante dell'università. E così, bene o male, quasi subito, dopo qualche settimana, siamo riusciti a trovare questo appartamento, che oltretutto sì, è molto piccolo, ma è molto confortevole, economico insomma nella media, e soprattutto è geolocalizzato, insomma situato in modo strategico, perché noi siamo vicinissimi al centro, soltanto due fermate di metro e un quarto d'ora di camminata insomma a piedi. Abbiamo avuto difficoltà, quindi alla fine no, ci sono volute un paio di settimane, però l'abbiamo trovata senza problemi. Qui insomma ci sono degli appartamenti per persone single, oppure come in questo caso un appartamento un attimino più grande che va bene anche per due persone. Un'altra cosa molto importante, molto molto interessante e positiva, che voglio sottolineare e condividere con voi è questa: se tu sei uno studente straniero, quindi fuori sede, in questo caso Edo, e stai facendo uno stage, ovviamente tutto in regola, in un'azienda, hai diritto praticamente ad uno sconto del 30% sul totale del tuo affitto. Che ne so, tu dovresti pagare 600 euro, se tu sei uno studente fuori sede che stai facendo uno stage, ovviamente tutto in regola, tutto certificato, in un'azienda, e se qui insomma per motivi di studio, da questi 600 euro ti detraggono il 30%. Questa però non è una cosa immediata, nel senso che tu devi fare domanda, devi aspettare 1 o 2 mesi e dopodiché loro ti rimborsano i soldi. Però anche questa è una cosa da non sottovalutare, perché insomma siamo giovani, lo stipendio magari è poco, non possiamo permetterci delle case troppo importanti dal punto di vista della grandezza, ma soprattutto dal punto di vista dei dindini, quindi anche il 30% in meno fa comodo alle nostre tasche. Altro concetto molto importante che ci tengo a sottolineare e rimarcare in questo video, il concetto dell'indipendenza, indipendenza personale, perché siamo sempre abituati, almeno io e Edo, eravamo sempre abituati a vivere insomma con i nostri genitori in famiglia e di conseguenza a trovare sempre la pappa pronta, tra virgolette. E quindi quando vai a vivere da solo ti rendi conto proprio nella pratica, ecco, di tutti i giorni, che dietro c'è un lavoro grandissimo e che tu da solo devi rimboccarti le maniche e darti da fare. Nella vita di tutti i giorni, dalle cose più semplici alle cose più complicate, fai tutto tu da solo per la tua strada. Ma anche parlando di lavoro, lavoro in casa, lavoro fuori casa, Edo lavora fuori casa a tutti gli effetti, perché più che uno stage è un lavoro a tutti gli effetti, si dà da fare insomma in quell'azienda dalla mattina alla sera. Io sì, non ho un'occupazione per quanto riguarda il lavoro fuori casa, però mi occupo della casa, di pulire, riordinare, questo, quest'altro, insomma c'è sempre da fare. E insomma proprio in questo caso, proprio attraverso queste esperienze, ti rendi conto del lavoro che c'è dietro, il lavoro che fanno i tuoi genitori, lavoro, sacrifici che fanno per te, ma in generale fanno per vivere meglio e per star bene loro, ma soprattutto i loro figli o comunque le persone a loro care. Non so se mi sono spiegata da questo punto di vista. Ragazze, io più o meno vi ho citato tutti gli aspetti più importanti di questa esperienza. Ovviamente se voi avete delle domande o delle curiosità più nello specifico, fatemi sapere qua sotto nei commenti, così magari io posso pensare anche a un secondo video aggiornamento
sulla nostra esperienza. Per il momento questo è tutto. Alla fine dei conti la nostra esperienza fino ad oggi è un'esperienza positiva. Vorremmo vivere davvero qui a Tolosa definitivamente, chissà, magari in futuro magari ci sarà l'occasione, ecco, di poter vivere definitivamente qui a Tolosa, chi lo sa. Per noi la porta è aperta, la nostra impressione su Tolosa, sulla vita a Tolosa è assolutamente positiva e si vedrà, insomma, vedremo cosa ci riserverà il futuro. Sicuramente vi terrò aggiornate come sempre. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, se avete domande qua sotto nei commenti. Fatemi sapere anche se vi piace questa tipologia di video, un attimino più intima, confidenziale, più chiacchiericcia. Non è il solito video, ecco, in cui vi mostro i prodotti e li recensisco. Vi parlo un attimino più nello specifico magari della mia vita, quindi cose un attimino più private, e vi rendo partecipi di questo. Fatemi sapere se vi piace, perché magari posso anche pensare di fare altri video di questo tipo, toccando vari aspetti e varie sfere. Questo è tutto, la smetto di blatterare, grazie insomma per aver visto questo video, per avermi ascoltata, vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video, ciao!